semifinale Super, no scusate, 7 Cup 2009-2010. Grande tiro di Josa fatto, che beffa il portiere alla green del portiere dell'Inghilterra, purtroppo il paperone non può nulla, il portiere, il pallone insidioso, leggermente umido il campo, dicevamo 3-3 il punteggio. Con questa rete della new team di capitan Dario Sacchi si porta in vantaggio sul 4-3 nei primi minuti del secondo tempo. Sul pallone Gianfranco Licenziato, ricordiamo, in questa semifinale importantissima, secca, non andate di ritorno, tiro di Gianfranco Licenziato che Dario Sacchi spazza praticamente direttamente sul fondo, si riparte dal portiere dell'Atletico Ioni, le passa verso il compagno di difesa, beve l'acqua, si porta in avanti, Nani controlla ancora col compagno in difesa. Notiamo che stanno giocando con un pallone Fenernova 2002 originale a listino, 130 euro, ricordiamolo, soltanto per gli appassionati delle traiettorie e degli effetti dei palloni più tra virgolette costosi, quindi migliori di qualità. Pressing di Luca Gasparro, palla in avanti, colpo di tacco di Dario Sacchi che agevola l'intervento del portiere, ma ancora Alessandro Barella recupera il pallone di schiena, in avanti, controlla ancora e Luca Liccardo controlla il tiro e facilita ancora una volta l'intervento di Daniele Varriale. Luca Gasparo con un gran sombrero ai danni di Gianfranco Licenziato, che però fa ripartire i suoi. Lì Barella di sinistro, lui che ce l'ha nel DNA il tiro, non riesce ad impensierire il portiere Varriale, che rilancia in avanti. Vediamo Gianfranco Licenziato sull'out di sinistra, prosegue sulla fascia sinistra ancora a cercare Barella, palla batti e ribatti, ma riparte Giorgio Giofasavatto al rientro per la fase finale dopo un ottimo girone eliminatorio. Manuele Loddo controlla di coscia e il compagno non riesce ad evitare il fallo laterale a favore della new team. Gigi Giosafatto sul pallone batterà una rimessa laterale in proiezione d'attacco. Arbitro Dario Volpe. Questa è importantissima partita. Luca Liccardo controlla di coscia ma non riesce a raggiungere il pallone per effettuare il tiro. Quindi ancora Barella a rilanciare in avanti, troppo alta la palla per Licenziato che non riesce a controllarla. Adesso si chiama l'uomo in difesa per giocare gli ultimi minuti della partita in avanti e cercare il colpaccio sotto di un gol. Ripetiamo, l'Atletico Ioni contro la new team, grande sgaloppata di Gasparro che Loddo non fa uscire al centro dell'area. Licenziato ce l'ha sul sinistro, cerca lo stop, controlla di fisico il pallone su Giosafatto che ancora aiuta Dario Sacchi nell'intervento. Ancora bevi l'acqua, vediamo, tanto di là si portano sul 4-4 i Blue Tiger, di là 4-4, no 3-3 scusa. Nani su Giorgio Giosafatto, palla che Dario Sacchi recrimina ma non è sua, quindi di nuovo Nani che ha giocato, fra un po' sì, vedi che mi era una mano, Meranamane, ammonito Dario Volpe, ammonisce il difensore Giorgio Giosafatto che chiede scusa molto simpaticamente e molto affettuosamente al Alessandro Barella che aveva subito il fallo. Nani con il sinistro, con il mancino da posizione praticamente centrale, quindi può tirare veramente chiunque, prende una lunghissima distanza, attenzione, vediamo l'arbitro posizionato bene sul pallone, tre giocatori in barriera, anzi tira il difensore raso terra, Daniele Varriale non blocca, arriva Licenziato sul pallone che piazza la rete del 4 pari, entrambe le semifinali sul punteggio di parità, due partite apertissime e Licenziato che vedi di non sforzarti tanto, coglione, che domani c'hai i quarti di finale al VOC. E comunque diciamo, battuta da centrocampo per la new team in questa partita, dalle mille emozioni vorremmo fare una telecronaca infinita, però sicuramente allunghiamo i soliti 4 minuti, 3 minuti e mezzo, 4 minuti di telecronaca, almeno per un altro po'. Portiere dell'Atletico Ioni, sul lato di destra scende il difensore
che vediamo, butta in avanti ancora per licenziato, sgancia verso Nani, ottima palla, sinistro sul secondo palo, liscia, come si suol dire, fa la barba al palo, bevi l'acqua, leggermente in ritardo, una tipica azione da calcio a 5 per l'Atletico Ioni, rivelazione del torneo. Oh, attenzione al grandissimo pallonetto dalla difesa di Giosafatto, che stava per beffare il portiere, che non si lascia sorprendere comunque. Dicevamo, Atletico Ioni rinati praticamente dalla partenza definitiva del loro capitano Giuseppe Rodriguez, tiro di Giorgio, Gianfranco licenziato, e Luca Gasparo che spazza in rovesciata. Ancora Emanuele Oddo verso Nani, verso il compagno di reparto, sulla 8 di destra, vediamo ancora Nani nel cerchio di centrocampo, ci entra, cerca di impostare l'azione. In maglia nera l'Atletico Ioni, ricordiamo ancora Nani, dribbling, doppio dribbling, l'avversario che non subisce fallo, non è niente, Luca Liccardo di fisico, di stazza, completamente senza fallo, il fallo lo subisce ora da Gianfranco licenziato, e chiudiamo qui l'ampia sintesi.